bel marasma è quello del trasferimento dei dati, bel marasma davvero. Non solo abbiamo Google Analytics, che è quello in cui avete sentito adesso, la Germania ha iniziato ad andare addosso anche a Office 365 e Microsoft 365, il garante irlandese ha detto a Meta di tenere i dati in Europa, ne seguiranno tutta una serie di altri, già lo sappiamo. Il problema vero è, non è che lo sappiamo adesso, lo sappiamo da anni, per tutta questa roba che è Schrems. Per capire un po' meglio Schrems, cosa è successo, perché siamo arrivati a questo punto, però volevo non raccontarvela io. Ho preso la persona con cui io mi confronto di più su queste cose e secondo me è la persona più in gamba a raccontarle queste cose. Giuseppe Vaciago, lo conoscete, ha già fatto un po' di video con me ed è mio socio, e quindi oggi uno speciale da ascoltare tutto, non tanto con col blocco degli appunti, ma quasi fosse la storia della buonanotte, una lezione di quelle, però parlando dei personaggi, su Schrems. Io sono Matteo Flora, mi occupo di queste cose sfortunatamente o fortunatamente, come preferite vederla, per lavoro, e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Giuseppe. Ciao Matteo. Allora, non si faccio presentare a lui, sennò direbbe sono un avvocato e finirebbe lì. Giuseppe Vaciago è docente di diritto del docente legato ai temi dei diritti dell'internet, ma non solo, è avvocato. Ve lo dico perché prima che fosse mio socio era ed è probabilmente uno dei più competenti in sede europea di avvocati che si occupano di diritto digitale. Lui non lo può dire, lo dico io, tanto poi si arrabbia dopo con calma. Ha seguito tutta una serie di casi che hanno fatto la storia dell'internet, uno su tutti i Vividown, con la sentenza Vividown con Google, ha seguito i grandi della rete, per tanto tempo li segue ancora. È quello che mi ha tirato dentro in 42 Law Firm, ok? Il motivo per cui io sono socio è perché a un certo punto Giuseppe si è seduto e mi fa: ho un'idea di una cosa figa, facciamola assieme. La risposta ovviamente è stata sì. Quindi avvocato che si occupa di questi temi, però oggi vorrei che non facessi propriamente l'avvocato, cioè una delle cose che mi era piaciuta tanto in uno dei video anche che avevamo fatto, che però parlava di Privacy Shield, lo trovate, ve lo metto qua sopra come link e poi ve lo lascio in descrizione, era la parte in cui raccontavi chi era Schrems, come funzionava. Quindi io ti darei semplicemente microfono aperto e ci racconti la storia di Schrems e come cavolo siamo arrivati qui. Ti va? Molto volentieri, Teo. Allora sì, vi racconto chi è Schrems. Non è uno sfondo tipo di quelli di Teams o di Zoom, non sono a Milano. Invece ci stai facendo un sacco di invidia, sappi che ci stai facendo un sacco di invidia con il caldo che fa qua. No, questo è uno dei motivi. Allora, devo dire, Schrems nasce fondamentalmente nel 2010, cioè la storia di Schrems e quando noi iniziamo a conoscerlo. Perché? Perché lui appunto va negli Stati Uniti all'Università di Santa Clara, giovanissimo, per un master e incontra Ed Panieri. Scusa, Maximilian Schrems, cioè già prima Schrems chi? Max Schrems, Maximilian Schrems, innanzitutto Max Schrems è un tizio, ok? Quindi Schrems non è un acronimo, come tanti hanno scritto online. Ah, Schrems è uno. Questa è in effetti è corretta. Nasce nel 1987, se volete. Ok, perfetto. Quindi anche abbastanza giovane. Perfetto. Dicevi, abbastanza giovane, prende e va negli Stati Uniti. Prende e va negli Stati Uniti, finita la laurea in giurisprudenza, e incontra un executive di Facebook che a quel tempo si occupava di privacy e fa una lezione all'Università di Santa Clara. Questo personaggio si chiama Ed Palmieri, giovanissimo anche lui, e questo personaggio non riesce, dal punto di vista di Maximilian Schrems, a spiegare la privacy, e quindi iniziano a venire dei dubbi a questo giovane avvocato, in realtà neanche avvocato ai tempi, giovane laureato austriaco, che inizia a capire che dall'interno Facebook non capiva e non conosceva alcune regole molto importanti della privacy europea, e allora decide di fare la prima azione legale nei confronti di Facebook, che non è neanche la cosiddetta Schrems 1, è proprio la prima, possiamo chiamare la Schrems 0, cioè la prima azione legale è
chiede a Facebook di avere accesso a 1200 contenuti della sua pagina Facebook, quindi esercita il diritto di accesso, che oggi è diciamo una cosa molto nota, visto che tutti avete sentito parlare di Federico Leva e delle sue richieste, ma esistevano anche prima del GDPR quelle opportunità. Federico Leva, appunto, giusto per fare, per chi non lo sapesse, c'è un video meraviglioso di Matteo che secondo me sarebbe da linkare qua, ma comunque è una persona che anche lui ha deciso di fare richieste a tantissime aziende italiane per esercitare i diritti della privacy. Questo è stato molto... Perdonami, mi stai dicendo che tutto sto casino nasce per colpa di Facebook stessa, che raccontando in giro, Facebook all'epoca, Meta adesso, raccontando in giro come gestisce la privacy, non ha convinto un tizio negli Stati Uniti? Sì. Fondamentalmente, secondo me, questo è la cosa divertente, no? Perché inizia così, ma poi c'è anche un pezzo successivo. Comunque, lui dice: va bene, adesso io ti chiedo i miei dati. Cosa scopre Max Schrems quando riceve queste pagine? Scopre che molti dei contenuti che lui aveva cancellato, perché aveva volutamente, e un po' aveva fatto anche un po' apposta per verificare un po' come funzionava Facebook dall'interno, non erano stati cancellati, quindi gli ritornano addirittura. Pensate, Facebook gli manda un CD, stiamo parlando del 2010, gli risponde con un CD, perché ovviamente il trasferimento di questi dati e fa anche questo sorridere, probabilmente era voluminoso o non lo so, comunque gli arriva questo CD a casa, lui vede questi contenuti e inizia a dire: cavolo, ma effettivamente non c'è corrispondenza tra i contenuti che io ho cancellato e quelli che Facebook ha, quindi vuol dire che Facebook non fa quello che io gli dico di fare. Prima causa, è una causa che in realtà non ha un effetto particolarmente efficace, la data protection irlandese non si occupa molto di questa situazione e la cosa finisce un pochino nel dimenticatoio. Diciamo perché è irlandese, perché la gente dice: che cavolo c'entra l'Irlanda con Meta? Che cavolo c'entra l'Irlanda con Meta? Meta decide di, come tantissime società tech statunitensi, di stabilirsi in Irlanda, non tanto, o forse adesso potremmo dire anche, perché l'autorità, la data protection irlandese, c'è anche un articolo molto bello di alcuni anni fa del Corriere della Sera, è un'autorità diciamo non esattamente organizzata, oggi lo è di più, bisogna riconoscerlo, soprattutto dopo lo scandalo che era successo appunto qualche anno fa, si parlava di 5-6 funzionari per gestire società del calibro di Google, Microsoft, Apple e continuiamo ad andare avanti, quindi è chiaro che evidentemente non era un'autorità di controllo con 5-6 dipendenti, difficilmente può controllare dei colossi di questo tipo, e questo poteva essere una ragione, ma in realtà forse l'avrete anche letto sui giornali, uno dei motivi sono anche i vantaggi fiscali di mettere la propria sede legale in Irlanda, quindi questi sono i due principali motivi per cui questi grandi colossi del tech statunitense avevano la loro sede europea in Irlanda. Quindi la legge ti consente in realtà di scegliere se devi lavorare, se sei un'azienda fuori dall'Europa e devi lavorare con l'Europa, non è che devi parlare con tutti i garanti, ne scegli uno di elezione, no? Corretto? Questo poi è correttissimo, Matteo, questo soprattutto dal 2018, da quando entra in vigore il GDPR, però comunque al netto di queste distinzioni un po' tecnico-legali è correttissimo quello che hai detto. E okay, quindi sostanzialmente la scelta appunto di Schrems di andare a casa di Facebook attraverso il garante irlandese con queste 22 complaints, queste 22 accuse proprio relative a questo fatto delle 1200 pagine dei suoi dati personali, non sortisce sostanzialmente effetto. E questo è il primo effetto. Cosa succede però? Che incuriosisce Facebook, tanto che abbiamo un secondo personaggio della storia, che è Richard Allan. Richard Allan invece è capo della policy europea di Facebook, che a questo punto dice: beh, ma noi abbiamo una persona che ci sta un po' infastidendo, perché evidentemente questa intuizione che aveva avuto era molto buona. E quindi cosa fa? Lo convoca con due convinzioni. La prima è di convincerlo che Facebook non commette nessuna violazione dal punto di vista della privacy. La seconda, un po' più ancora pazzesca, è quella di offrirgli un posto di lavoro, di farlo lavorare per loro. E questo avviene nel 2012. Richard Allan evidentemente sottovaluta chi ha davanti a sé, perché
è strano che poi noi abbiamo nel 2012 questo colloquio di queste 6 ore di cui appunto poi ci riferisce in un'intervista a Maximilian Schrems, e dopo pochissimo tempo inizia la cosiddetta Schrems 1, cioè inizia un'altra causa contro Facebook Ireland, che invece un effetto lo sortisce. E come? Perché? Perché appunto inizia nel 2013 la prima causa sul tema del trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti. 2013, cioè stiamo nel 2020 quasi 3, e ci abbiamo messo 10 anni da dove partiamo. Ok, Schrems 1, che dice Schrems 1? Allora, impedisce, cioè l'idea è quella di finalizzare appunto il divieto di trasferire i dati tra gli Stati Uniti e Facebook. Soprattutto ricordiamoci un altro personaggio che secondo me puoi descrivere molto molto meglio tu di me, che è Edward Snowden, perché in quel momento, se ti ricordi, abbiamo le rivelazioni di Edward Snowden. Chi è Edward Snowden, Teo? Attivista ex, in realtà impiegato del governo, contractor del governo americano, che ha accesso a una serie di tool particolari, cioè ha accesso a un, semplifichiamolo dicendo, un grosso motore di ricerca in cui, mettendo nome della persona, salta fuori vita, morte, miracoli, perché in quel momento, e forse anche oggi, il governo americano, tramite Prisma, eccetera, non solo acquisiva massivamente i dati dai vari provider, alcune volte con la compiacenza dei provider, altre volte lo faceva proprio così, d'amblè. Mi ricordo cos'è che era America Online, credo, in cui si sfondavano i backup e scaricavano i backup per poi averli. Comunque, lui dimostra, dati alla mano, tanti documenti alla mano, che non solo i dati vengono collezionati fuori da quello che è il perimetro di legge di tanti stati, magari all'interno del perimetro americano, ma magari poi ne parliamo, i diritti per i cittadini americani e non americani non equivalgono negli Stati Uniti, è un po' tipo Civis Romanus Sum del periodo romano, i romani avevano più diritti degli altri, e non solo, dimostra praticamente che quei dati vengono processati, archiviati, indicizzati e utilizzati contro il cittadino per creare un profilo che ha di tutto, dagli health, cioè dalle cose degli smartwatch con gli spostamenti, ha il tracking del cellulare, ha tutti i messaggi dei social network, di mail, eccetera eccetera, e lì succede un po' un possiamo dire, cioè succede veramente di tutto, perché a quel punto Snowden rivela con i dati, non solo con una serie di supposizioni, fa vedere proprio i dati, fa vedere i blueprint, fa vedere le specifiche, fa vedere come funziona il sistema, e nessuno può più girarsi dall'altra parte dicendo vabbè, non è vero, sono tutti complottisti quelli che dicono che il governo americano poi usa quei dati. In short. Grazie, in short sei stato eccezionale, perché in effetti hai raccontato un film di 2 ore che io consiglio a tutti di vedere se non volete leggere il libro, e che è una storia importante. E perché questa storia è importante? Perché è quella che spiega, perché molti di noi e di voi magari si chiedono qual è il problema del trasferimento dei dati negli Stati Uniti e cosa ci fanno gli Stati Uniti con i dati degli europei. E Edward Snowden fa un'operazione eroica da un certo punto di vista nel rivelare tutto quello che succede, che è appunto poi il caso Prisma. Tenete in considerazione una cosa importante per capire la dimensione del tempo, che non spesse volte non si riesce a comprendere. Noi che facciamo questo mestiere abbastanza triste, ci siamo abituati che da quando succede un fatto a quando c'è una decisione non sempre passa quello che normalmente dovrebbe e logicamente passare. Proprio il caso che ha citato Matteo, 2013, anzi diciamo 2015 parte l'azione legale collegata a Prisma, ci mette anche lì 7 anni per arrivare a dire una cosa scontata, cioè la Corte americana dopo 7 anni dice guarda un po', tutto quello che ha raccontato Matteo viola il Foreign Intelligence Surveillance Act, cioè il cosiddetto FISA, che poi scopriremo fra poco meglio che cos'è, che è una legge americana che proprio regola quello che è il tipo dell'attività che si può fare di sorveglianza sugli stranieri.
no? Foreign Intelligence Surveillance Act. E questo atto, no, sostanzialmente, che è un atto che determina le regole, e, insomma, quello che ci ha raccontato Matteo, espone, insomma, in qualche modo una serie di diritti fondamentali degli individui, dei cittadini, soprattutto di cittadini che non sono cittadini americani, ma sono cittadini di altri stati, e in questo comunque lo Stato americano ci ha messo 7 anni per prendere una decisione e dire che effettivamente aveva ragione Edward Snowden. Questo è interessante un po' per spiegare, no, i tempi, però torniamo alla Schrems 1. La Schrems 1 dice sostanzialmente che noi abbiamo appunto una situazione dove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea decide per la invalidità del safe harbor, che quindi viene dichiarato appunto invalido. E questo è il primo momento diciamo importante della storia di Maximilian Schrems. Ma cosa succede? Che immediatamente dopo viene, diciamo, ad esserci un nuovo atto, il cosiddetto Privacy Shield, che sostituisce sostanzialmente il safe harbor. E quindi, in qualche modo, anche se questa prima decisione aveva già espresso gli stessi principi che poi abbiamo visto nel 2020, in ogni caso c'è stato una sorta di effetto tampone. Perché questo effetto, diciamo, c'è stato questo rallentamento? Perché di fatto il Privacy Shield non è che diceva qualcosa di diverso rispetto al safe harbor dal punto di vista della violazione dei diritti fondamentali, però perché ha fatto comodo a tutti, fammelo dire questo, Matteo, lo so che è poco politically correct e perché è poi un tema che forse è molto poco legale, però di fatto il trasferimento dei dati all'estero, quando l'estero significa non soltanto Google Analytics, come hai detto tu all'inizio, ma tutti i servizi di tutti i grandi player americani, è chiaro che non è facile bloccarlo da un momento all'altro. Ti fermo un secondo, perché hai detto due parole che non è detto che tutti sappiano. Uno, il Privacy Shield, e due, ancora prima di quello, il safe harbor. Cioè non è che le cose all'inizio erano totalmente illegali, spostare i dati da una parte all'altra. C'erano due accordi di massima, che prima si chiamava safe harbor, porto sicuro, e poi diventa Privacy Shield, che dicevano in linea di massima finché siamo d'accordo, governi, era un patto governativo tra governi transnazionali, diceva finché stai a questa serie di regole è tutto ok, non devi preoccuparti di determinate cose. Il primo dei due è meno stringente, il safe harbor, il secondo dei due post FISA è un po' più stringente, mettiamola così, ma non risolve alla radice, almeno. Ma Schrems, nella Schrems 1, ipotizza che non risolva il problema della sorveglianza di massa l'applicazione di quello. Cioè, Schrems 1, se non ho capito male, dice qualcosa del tipo. Schrems, nella Schrems 1, afferma qualcosa del tipo. Bello, tutto il vostro impalcatura del fatto che i dati vanno da una parte all'altra. Meraviglioso, ci piace tantissimo. Però di base il mio diritto come cittadino europeo di avere un altro tipo di, un'altra serie di diritti, quello di sapere se mi stanno sorvegliando, quello che io devo essere sorvegliato secondo determinate, comunque non vengono risolti in tutto questo. E quindi Schrems ipotizza nella Schrems 1 che già solo il trasferimento di dati fuori da lì, fuori dall'Europa, dove io ho determinati diritti, lede alcuni dei miei diritti, cioè me ne dà di meno, e quindi dovrebbe essere, perché all'epoca dovrebbe essere, illecito, corretto? Corretto, e aggiungo un punto cruciale per comprendere il concetto del Privacy Shield o del Safe Harbor, che appunto tu li hai descritti benissimo, sono questi accordi per il trasferimento dei dati. Nel punto 68 del Privacy Shield si legge: la Costituzione degli Stati Uniti prevede che per garantire la sicurezza rientra, eccetera, dei poteri del Presidente in qualità di Comandante Supremo, di Capo dell'Esecutivo, eccetera, di poter fare attività previste da degli specifici atti, che sono appunto gli executive order, che vengono richiamati dal FISA, cioè dal Federal International Surveillance Act, che poi è una cosa del 1978 questo atto, no? Rivisto però poi nel 2005. Quindi sostanzialmente il Privacy Shield ammette che a un certo punto il Presidente degli Stati Uniti,
fino a pochi anni fa Trump, adesso Joe Biden, e non è un caso che citi Trump, scusatemi, può alzarsi il mattino e dire: bene, adesso io voglio controllare i dati di Matteo Flora. Perché? Perché Matteo Flora dice delle cose antipatiche, perché è questo il giudizio veramente incondizionato, dove effettivamente tutti potevano avere la possibilità di fare l'appello, a meno che il presidente degli Stati Uniti, che è, come citando Orwell, più uguale degli altri, decideva di poter fare la sua attività attraverso i suoi executive order. Quindi di fatto questo è il punto chiave su cui Maximilian Schrems si lamenta. Segreti, tra l'altro, no? Gli executive possono essere executive secret order, quindi in realtà non solo devono essere segreti nel senso che durante le indagini non ti dicono niente, ma le aziende stesse è vietato alle aziende stesse anche solo dire che hanno ricevuto un executive secret order, che peraltro invalida totalmente, e qui non stiamo parlando solo di Google o Meta, ma di chiunque altro, invalida totalmente tutti i transparency report che pubblicano, perché è vero che si fanno tanto belli con i transparency report, dove dicono: abbiamo ricevuto 9 richieste dal governo ungro finnico e 8 dalla Turchia, però lì dentro non possono mettere tutti quei, che magari sono nessuno, che magari sono 1000 executive secret order che ricevono nel frattempo, di cui non ci può essere proprio traccia. Assolutamente, assolutamente, Matteo. E appunto citerei anche, perché talvolta si parla sempre di questo executive order, c'è anche una direttiva presidenziale, che è la numero 28, che sostanzialmente però dice la stessa identica cosa. Quindi concordo assolutamente con quello che dici. Quindi questi sono i punti su cui ci possiamo fermare per spiegare, no, questa cosa. Uno, torniamo a quella domanda che mi facevi: perché ci abbiamo messo tanto? Beh, io appunto ho dato due chiavi di lettura. Una, che sono estremamente complessi, e due, che diciamo forse faceva comodo da un certo punto di vista questa situazione. Ne aggiungo però un terzo: è, guardate che dal punto di vista fondamentalmente legale è molto, ma molto complesso dimostrare, proprio per quello che ha detto Matteo sulla segretezza, la possibilità di un utilizzo illecito di quei dati. È per quello che abbiamo citato Snowden, perché Snowden, ripeto, non è che con facilità ha ottenuto queste informazioni. Lui lavorava dall'interno, ha rischiato la vita per poter dare queste informazioni all'intero mondo. E dall'altro lato posso citare tantissimi casi, per esempio quello di Wikimedia, ma ci sono tantissime situazioni, se volete poi entro nel dettaglio, se vuoi Matteo, dove si è cercato, ma davvero tanto, di dimostrare che appunto il FISA era stato violato, che ci sono state delle attività illecite. E sapete cosa ha risposto la Corte americana? Tu puoi avere anche ragione, ma non hai le prove. Non ci sono le prove. Ci sono una pletora di tentativi di associazioni più o meno legate al mondo privacy statunitense, che hanno provato ad abbattere sia gli strumenti sia lo stesso atto, e non avevano le prove. Quindi questo è un motivo anche di complessità statunitense, perché quando tu crei un sistema di intelligence è logico che la base è la segretezza, e quando c'è la segretezza ed è svolta bene, non sempre questo avviene, Julian Assange e Snowden lo dimostrano, però puoi appunto occultare quelle che sono le prove. Mi taccio. No, assolutamente, perfettamente, però siamo a questo punto nel 2013-2015. Sì. Risultato, tra l'altro, dove lo fa questa causa, Schrems? Perché a chi parli per fare cause di questo tipo? Giuseppe, ti ho perso. La base di partenza è sempre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Esatto. Però poi lui fa anche attività verso, appunto, lui parte dalla Data Protection Commissioner, cioè dall'autorità della protezione dei dati irlandese, e poi va l'autorità irlandese passa la palla alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sia la sentenza Schrems 1 sia la sentenza Schrems 2 sono appunto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Siamo 2013-2015, cosa succede con Schrems 1? Alla fine, cosa dici? Cioè, cosa risulta?
Ma lo Schrems 1 risulta, come dire, una decisione già in qualche modo superata, perché dice che appunto quell'accordo Safe Harbor, di cui tu poi hai parlato prima, per il trasferimento dei dati tra Europa e Stati Uniti, è invalido. Cosa dice Schrems 2? La stessa identica cosa, l'accordo che non si chiama più Safe Harbor ma Privacy Shield è invalido. Domanda per chi come me ne capiva poco. No, io non sto scherzando, chi come me, con Giuseppe è arrivato tutta una serie di volte, cioè vorrei farvi vedere i WhatsApp del tipo non ho capito questa cosa. Cioè Giuseppe è il mio oracolo per queste parti. Allora, Schrems 1 si chiude dicendo ok, il trasferimento è illecito. Domande, perché allora fa Schrems 2? Perché appunto dopo Schrems 1 abbiamo il Privacy Shield, e il Privacy Shield fa arrabbiare tantissimo Maximilian Schrems. Io adesso non è che voglio fare... Ha ragione, peraltro, esatto. Cioè, non voglio fare lo psicologo, però voi immaginate una persona che si batte per i diritti. Poi, ovviamente, io mi rendo conto che gli impatti che ha avuto anche sulla mia vita professionale Max Schrems sono stati abbastanza importanti, e qualche volta qualche improperio, ma non penso di essere stato l'unico, li ho rivolti a Maximilian Schrems. Però vediamo il punto di vista di una persona che si è battuto dal 2010 per i diritti. Va negli Stati Uniti, dice vabbè, spiegatemi come funziona Facebook, e glielo spiegano male. Poi dopo 2 anni addirittura cercano di convincerlo ad andare a lavorare per Facebook, o che comunque Facebook rispetta la privacy. Poi nel 2013 inizia una causa, la vince, e di nuovo Europa e Stati Uniti gli mettono davanti un accordo che è più o meno, adesso la dico male, ma lo stesso di quello che lui ha abbattuto. È chiaro che poi nel 2020, dopo aver vinto, parte con la cosiddetta carica dei 101, esatto. Cioè dice io non mi voglio più fermare ad avere ragione, ma voglio che questa ragione diventi qualcosa di pratico, diventi qualcosa okay. Di effettivo. E allora quindi, prego. Aspetta che stiamo saltando un pezzettino secondo me. Allora partiamo dall'inizio. Schrems prendeva negli Stati Uniti, non lo convincono, lo provano a non lo convincono, fa questa causa esplorativa e trova che ci sono altre cose. Allora dice ah no, il trasferimento è illecito, fa Schrems 1, Schrems 1 uccide il Safe Harbor. I governi dicono caspiterina, il Safe Harbor non funziona più, mettono due cosine così giusto in più e fanno Privacy Shield. Lui, incavolato come una vipera, ti dice aspetta, non è cambiato niente, adesso vengo di nuovo in corte di giustizia chiedendo ancora una volta che si capisca se il Privacy Shield, le clause eccetera eccetera sono lecite o meno, e ancora una volta la Corte di Giustizia si trova costretta ad ammettere che anche il Privacy Shield non è compatibile con la normativa del GDPR. Siamo passati dal 2013-2015 a il 2, cioè post Privacy Shield, la sentenza è del 2020, ok, no? Inizio metà del 2020. A questo punto lui, tramite NOIB, un altro nome che non abbiamo detto, che è l'associazione che lui ha fondato, come dicevi tu, inizia a dire ok, adesso la cosa carina è, voglio vederlo applicato in pratica, la cosa meno carina è, adesso vi voglio fare il quindi prende la carica dei 101, bellissimo, sì, lo trovate online tra l'altro, niente di tutto quello che noi vi diciamo è segreto. Online, se andate sul sito di NOIB, trovate 101 reclami fatti a 30 diversi garanti della privacy in Europa, in Italia ce ne sono 5, se non vado errato, poi ve lo diciamo magari quali sono, ed è il 2020. L'8 agosto del 2020 spedisce tutti sti reclami. Siamo a luglio del 2022. Cosa è successo nel frattempo? Cioè, normale, 2 anni per prendere una decisione su un reclamo? Beh, diciamo che ha messo un po' in difficoltà le varie autorità garanti di tutti i paesi europei, perché appunto ha toccato il tema. E adesso conoscete tutti che è quello di Google Analytics, che appunto è uno dei tanti strumenti che fa trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti, uno dei tanti, non l'unico,
E diciamo, lo dico per un esempio perché sia chiaro a tutti dell'imbarazzo. Google Analytics non viene utilizzato soltanto dalle 4 società italiane che sono state colpite, 4, non mi ricordo, 4 o 5, questo lo sai meglio tu, dal reclamo di Maximilian Schrems, ma anche tantissime autorità pubbliche utilizzano Google Analytics. E quindi quando la stessa pubblica amministrazione che deve giudicare con la sua autorità di controllo determinate società private si trova ad avere lo stesso identico problema, beh, allora questo può essere un po' imbarazzante. Quindi forse i tempi sono stati lunghi anche perché in qualche modo hanno detto facciamo un pochino, scusate il termine calcistico, di melina, però in realtà poi perché i tempi per decidere sul provvedimento di una certa delicatezza e di una certa importanza comunque sono lunghi, sono davvero lunghi. Quindi non è la mia, è stato un commento diciamo da bar. Il problema è che ci sta che tu puoi aspettare un anno e mezzo, due anni per poter avere questa decisione, che è quello che abbiamo aspettato, e la deflagrazione è successa circa 10 giorni fa col provvedimento italiano che appunto ha detto guarda un po', cosa scontata, Maximilian Schrems ha ragione nuovamente, e quindi adesso però non ha più ragione e basta, ma entro 3 mesi dobbiamo spegnere Google Analytics. Li ho messi qui 101. C'è una pagina in cui te li fa vedere. Te li fa vedere significa che c'è disponibile anche ogni singolo reclamo che è stato fatto. Quelli che Schrems dice che sono sull'Italia sono 4 più 1, credo, sì, 5, e sono contro JD Gruppo Editoriale per il fatto di avere il Facebook Pixel su Repubblica. Questo è quello che secondo me non andrà mai in porto, perché Schrems ha sbagliato a scrivere il nome del sito. Ha scritto Repubblica con 2 C, e quindi se conosco il garante ti dice non trovo il sito web. Caffeina, che è quello che abbiamo visto, Caffeina Magazine, il primo in ordine che è stato visto per Google Analytics, Fastweb per Google Analytics, il meteo.it per Google Analytics, e poi c'è più avanti, credo, un Airbnb, eccolo qua, è stato mandato dopo, ancora una volta per Facebook Pixel. Quindi questi, cioè tutti questi più o meno vedranno la luce nelle prossime settimane e mesi, perché arrivano tutti più o meno dalla stessa data. Vediamo quando è. No, questo era il 17 agosto. Sì, tra l'8 e il 17 agosto li manda tutti. Questo è quello contro Airbnb. Quindi 2 anni per prendere una decisione. Che mi dici, è normale? Secondo me no, ma quello è un altro discorso. Non... Ciao Guido, non diremmo nulla su questa cosa. Però a questo punto ci sono i reclami, devono rispondere, stanno rispondendo più o meno tutti, dicono che si sono anche concertati, l'ha detto Guido Scorzo in un po' di interviste a livello europeo per dare una risposta plausibile. A questo punto diventa pratica. Cioè, a questo punto c'è bisogno, indipendentemente da tutti, di fare. Tra parentesi, una cosa che mi hanno detto spesso, perché i garanti non danno una soluzione, cioè non ti dicono cosa dovresti fare? Perché non è nel potere dei garanti, nel senso, i garanti europei non è che devono venire a dirti usa questa applicazione piuttosto che quest'altra, anzi, hanno limitato potere anche solo di dire le linee guida, ma non è che possono dirti installa Google Analytics in questo modo o cambia e prenditi Matomo, Piwik, Plausible, eccetera, eccetera, perché dovrebbero farlo con tutti. Schrems quindi è contento adesso, perché non mi sembra che sia molto contento alla luce anche di quello che hanno detto, che vorranno riformare ancora una volta, cioè un altro tentativo palliativo di un altro accordo. Ma sì, io credo che abbiamo capito una cosa che secondo me in questi 10 anni di storia, che spero che vi facciano capire prima di tutto, che come ha detto Matteo, Schrems è un essere umano, e la seconda cosa che secondo me, io direi questo, non facciamolo arrabbiare. Cioè, il mio consiglio sacrosanto è evidentemente la sua grandissima capacità, e io lo apprezzo e lo stimo tantissimo, perché è proprio lo spirito, no, di chi fa giurisprudenza, di chi si occupa di legge, il suo spirito di giustizia lo porta a diventare particolarmente aggressivo, scusatemi il termine, quando lo facciamo arrabbiare. E secondo me è arrivato il momento di interrogarsi veramente se appunto, al netto di alcune situazioni dove
ci sono delle illogicità di fondo, no? Scusatemi se faccio un discorso geopolitico, non possiamo da un lato, come NATO, avere determinati approcci e poi avere un contrasto Europa-Stati Uniti, per cui forse la questione va risolta come già si è provato a fare a livello politico. Però dall'altro lato dobbiamo anche dal punto di vista tecnico-legale intervenire. Io prima vi ho citato, adesso perché non voglio annoiarvi con cose legali, ma quel pezzettino, no, del Privacy Shield, voglio dire, dobbiamo cercare di fare le cose fatte bene. Io credo che Maximilian Schrems, o almeno spero, perché non è che lo conosca personalmente, se iniziamo a fare le cose fatte bene, che non significa togliere potere ai servizi segreti, ma farlo in un modo che non lede ai diritti fondamentali, potremmo trovare, come dire, più tranquillità da parte di Maximilian Schrems. Oppure, se no, a questo punto inizierà a perdere Maximilian Schrems, perché se le cose le facciamo bene da un punto di vista statale, da un punto di vista legislativo, è chiaro che le cose cambiano. E questo è un po' il mio ragionamento, cioè oggi forse dobbiamo decidere appunto o di avere questo approccio un pochino assolutista del tipo ma tanto non possiamo fare a meno di quelle cose, quindi andiamo avanti lo stesso, accettiamo il compromesso, o forse invece potremmo iniziare a capire che le cose le possiamo anche cambiare, non radicalmente, perché ripeto, i servizi segreti servono dal mio punto di vista, ma serve anche che vengano normati nel modo corretto. Sono d'accordo con... però adesso ci sono tre scenari, in realtà. Uno degli scenari, modifichiamo il GDPR. Alcuni stanno già parlando, dicendo alcune cose non sono chiare, bla bla bla, bisogna modificare. La vedo un po' improbabile. Due, si trova l'accordo con gli Stati Uniti, cioè come Biden ha detto, ha accennato un paio di volte, oltre aver detto che c'è in fieri questo... intesa che dovrebbe essere sottoscritta, si spera a breve, per un nuovo Privacy Shield 2.0, in cui semplicemente si cerca di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, o se no, tre, si riforma il FISA per i cittadini europei per renderlo compatibile. Di questi, il tre la vedo difficile in tempo breve, anche perché Biden è un filo, è un filino, mettiamola così, in difficoltà politicamente a far passare una cosa del genere tra Senato e Camera, vabbè, ma quello è un discorso diverso. La cosa più probabile è che si tenti ancora di fare il Privacy Shield 2.0 cercando di mettere pezze, ma Schrems ha già detto che ricorrerà anche in quel caso di nuovo in Corte di Giustizia, corretto? Corretto. Io non sono tanto contrario, se mi posso permettere un giudizio tecnico, al FISA, perché il FISA è un atto che c'è dal 1978, certamente sarebbe bello anche modificare quello, forse più sugli executive order e sulla direttiva presidenziale 28, su cui si potrebbe fare degli interventi, cioè su questo potere un po' incondizionato. Però Matteo, hai detto una cosa giusta, in questo momento la politica americana non è una politica facile da gestire, c'è una guerra in corso e quindi la cosa più probabile è che si cerchi la soluzione di compromesso, e quindi avremmo uno Schrems 3, la vendetta. Del resto abbiamo avuto quanti Rocky, quanti Rambo, avremmo anche tantissimi Schrems, no? Sì, senso, però sono sempre più brutti poi nel tempo, devo dire. Ne stavo per dire uno, ricordiamoci che normalmente oltre al 2 è più o meno la parodia dell'1. Però nella pratica, mettila così, non sono in Corte di Giustizia, non ho le capacità, però la vedo difficile che qualcosa da un punto di vista meramente di ritocchi cosmetici possa modificare in maniera sostanziale poi quello che è stato già Schrems 1 e Schrems 2. O si fa qualcosa di un po' più significativo, o altrimenti diventa difficile. Significativo potrebbe essere incorporare le società in Europa, quindi avere delle, non delle succursali, ma delle vere legal entities differenti, anche perché se è una succursale ma soggetta comunque al controllo della società americana, cioè cambia poco. Di sicuro è la prima di tante cose. Mi vengono in mente, a parte già per quelli che per i diversamente informati che dicono e allora Facebook e allora il Google Tag Manager e allora l'advertising, no, ci sono tutti questi già nei reclami di Schrems. Il motivo per cui non li avete ancora visti è che ancora non hanno processato delle 101 dei 101 reclami, quelli che riguardano quella parte.
Due, la vedo difficile per tutti i servizi, da Microsoft 365, Cloudflare per le CDN, tutti i servizi di CRM, tutti i servizi di marketing, strategico marketing da Salesforce in giù, tutto il mondo della pubblicità. E la pubblicità, tra l'altro, ne avevamo anche parlato con Giuseppe, le chat di notte, è ancora più facile, perché stante quello che dice sia il CNIL francese, sia come ha detto in un po' di interviste il garante, per fare in modo che il trasferimento dati sia illecito, basta che potenzialmente le piattaforme siano in grado di de-anonimizzare. Nel caso dell'advertising, non sto parlando di Google, tutti i sistemi di advertising, se tu sei in grado di mandare a Giuseppe che ieri sera ha guardato scarpedacorsa.com e ha abbandonato il carrello, se dopo una settimana sei in grado di fargli vedere i banner pubblicitari dicendo finisci il tuo carrello col 10% di sconto, tecnicamente stai dimostrandolo tu che stai tracciando l'utente. Quindi per adesso palliativo, vedere come va, o adeguamento già che ci siamo, secondo te? Beh, il provvedimento del garante è molto chiaro, abbiamo 3 mesi di tempo per adeguarci, questo non significa attivarci fra 3 mesi, perché fra 3 mesi può essere decisamente tardi, quindi dobbiamo, secondo me, lato aziende italiane, intervenire e intervenire subito. Sicuramente chi ha GA3 ovviamente deve cambiare almeno verso GA4, ma non è assolutamente detto, come già ci sono tantissime altre trasmissioni di Matteo che lo spiegano, non è assolutamente sufficiente GA4, e questo quindi ci porta in una direzione dove ci sono delle alternative, delle soluzioni tecniche alternative che però ovviamente anche lì altre trasmissioni di Matteo, non è questa oggi volevamo parlare e spiegare, giusto Matteo, il perché siamo arrivati qua, perché come ci stiamo muovendo, solo quello. Che cosa succederà? È chiaro che tu hai già detto tutti gli scenari possibili immaginabili, e io ripeto, il mio non lo vedo così impossibile un intervento. La cosa più semplice per me, forse magari sto dicendo una cosa folle perché non sono un cittadino statunitense, è che gli Stati Uniti per una volta capiscano che devono fare le cose un pochino meglio, perché Maximilian Schrems è il classico Davide, solitamente vince sempre Golia per me, ma quando succede che Davide è bravo, secondo me bisogna stare attenti a questi Davide, e quindi forse è il momento in cui gli Stati Uniti devono fare qualcosa, e non credo tanto le società, ma credo più appunto a livello governativo. Se tolgo il muto è meglio. Premesso che ti coopto già, qualunque cosa succederà, per commentare assieme cosa potrebbe essere il nuovo Privacy Shield. Premesso che abbiamo fatto io e Giuseppe sul privacy, girando l'argomento in realtà dall'altra parte, cioè parlando proprio di Privacy Shield, abbiamo già fatto un bel video, secondo me. Bello per i contributi che ha dato lui, e non bello perché ci sono io, cioè sfortunatamente sono sempre quello io, che vi lascio anche quello giù in descrizione. Lento comunque, l'unica cosa che mi viene da dire è un processo del genere, forse un processo del genere ha una lentezza che diventa incompatibile con un mondo che, in cui il business va quasi tutto in direzione digitale, almeno per lanciarsi e per promuoversi, dove il digitale è diventato una componente, direi, imprescindibile rispetto a ogni ogni possibilità. C'è possibilità che diventi un po' più veloce, o dobbiamo tenerci comunque i 2-3 anni come base per ogni cosa? Facciamo una puntata sull'intelligenza artificiale, sui rischi dell'intelligenza artificiale, e secondo me la prospettiva è quella, perché non tanto nelle decisioni, lo voglio chiarire, ma forse nei processi istruttori, e questo può semplificare. Però ecco, questa lentezza in questo processo è perché obiettivamente era una questione estremamente delicata, e lo stiamo vedendo adesso quanto è delicata. Voglio soltanto chiudere con una battuta. Per noi avvocati, pensa questo, cioè tu giustamente tu la vedi lenta, ma pensa quando tu prendi, a me era capitato, mi è capitato, mi capiterà di prendere delle batoste pazzesche in primo grado,
e quindi sapere che devi fare l'appello e che potrei avere la possibilità di dire la tua dopo 2, magari 2 anni e mezzo, magari dopo 3 anni, perché talvolta succede questo, e quindi tu devi posticipare un'arrabbiatura ovviamente professionale per 2, 2 anni e mezzo, 3 anni. All'inizio mi sembrava impossibile, poi adesso ci ho fatto il callo e devo dire che ha un suo fascino, ecco, perché si dice che appunto, no, la vendetta si cucina a fuoco lento, tutte queste cose qua, e quindi secondo me è vero che bisogna avere la pazienza di aspettare, non è così male alle volte il tempo. Dal punto di vista però commerciale, invece, imprenditoriale, Matteo, hai perfettamente ragione, lentissimo. Lentissimo e terribilmente lento, e questo ha degli impatti sull'economia. Sì, allora, premesso che quella bomba, c'ho ancora i brividi di sentirti parlare di computational law, cioè intelligenza artificiale applicata al diritto, ho ancora i brividi, devo dire la verità, però raccolgo la sfida, faremo qualcosa sull'intelligenza artificiale in cui probabilmente ci prenderemo a mazzate l'uno con l'altro davanti alla telecamera, perché come spesso accade, nonostante siamo, Giuseppe è uno dei miei più cari amici e gli voglio un bene dell'anima, ogni tanto ci urliamo dietro per questioni di principio. Giuseppe, grazie mille, ti lascio al, cioè mi piacerebbe dirti ti lascio alle tue vacanze in mezzo al verde, conoscendoti ti lascio a mandare mail a entrare nella prossima call. Ciao. Ciao, grazie mille. Grazie a voi per averci ascoltato, qualunque dubbio o commento qui sotto scrivetelo, vi lascio il link al vecchio paio di mesi video su il Privacy Shield, e Giuseppe lo trovate online dappertutto, compreso su LinkedIn. Grazie ancora a tutti per esserci stati fino a qui, 45 minuti. Se siete sopravvissuti fino adesso, siete dei dannati eroi, dite ciao qua sotto. Ciao Gius. Ciao. Non parte la sigla, non riesco a capire perché, ma adesso la facciamo partire qua.